Un anno fa stavo preparando la maturità, adesso sto preparando i primi esami, quindi su quello ci siamo più o meno, sono le stesse cose, però da lì a poco avrei aperto i primi concerti di Emma, adesso invece sto per fare le mie prime date da solo, di cui sono veramente contento anche perché finalmente potrò confrontarmi con un pubblico mio al 100%. E poi in realtà rispetto all'anno scorso penso sia cambiata tanto la mia visione sulle cose. Ero diversissimo, penso, da quello che sono adesso, per quanto io sia rimasto lo stesso, è cambiato un po' la mia visione, ma perché penso di essere più che altro cresciuto. E Sanremo sicuramente mi ha dato anche tanta consapevolezza di quello che voglio fare, di quello che voglio anche diventare. Certo, assolutamente è stato anche di fandom, no? Perché sono passato dall'avere magari 50.000 follower su Instagram ad averne invece 150.000, il che è stato grande come impatto, soprattutto tutti in una volta grazie a Sanremo, no? E sicuramente sento più responsabilità, ma dall'altra anche più modo di sperimentare e navigare nuovi generi, nuovi stili per i miei. I miei nuovi fan. Ma mi è piaciuto che molte persone abbiano detto che, soprattutto riguardo a Sanremo, che non si aspettavano che io sarei riuscito a gestire il palco bene come l'ho gestito. E questa cosa mi dà tanto orgoglio, ma perché è una cosa su cui ho lavorato tanto e su cui tendo ancora a voler lavorare tanto. Sono un perfezionista di natura, ma soprattutto dal punto di vista dei live vorrei che arrivare proprio a un livello di performance ancora più alto. È stato coscritto in una giornata d'estate qua a Milano dell'anno scorso e quindi è nato ancora prima di Virale, Apatico, ed è un brano che parla proprio di me al 100%, racconta di come mi vivo certe situazioni in cui non riesco ad ascoltarmi o a capire le mie emozioni al 100% e in questo brano mi dico che va bene così e che ci sta anche se ogni tanto non riesco ad ascoltarmi e non per questo sono apatico. Sono una persona anche un po' fredda ogni tanto nel momento in cui non riesco a leggermi al 100% mi blocco quasi e divento freddo e invece in apatico voglio proprio ironizzare su questo mio lato ogni tanto quasi troppo drammatico dicendo va tutto bene, cioè non è un problema, e anzi, è importante riuscire a essere consapevoli di se stessi e riuscire a gestirsi nel modo migliore possibile. Sì, sono il mio peggior critico, assolutamente. Anche quella, secondo me, è un'arma a doppio taglio, perché mi permette di essere sempre aperto nel mettermi in discussione, dall'altra, però mi lascia sempre aperto ai giudizi, soprattutto miei. Sono il primo che si giudica o si mette in discussione e ogni tanto non va tanto bene. È la stessa cosa, esatto, è proprio quello che dico. Ogni tanto mi capita di essere fin quasi cordiale con le altre persone, altruista, gentile, quando con me non ci provo neanche ed è una cosa sbagliata da questo punto di vista. E la trovo però bello esserne consapevoli e riuscire a gestirlo, anche importante quello. Un po' più leggera, anche più fresca, abbiamo voluto riprendere il mondo anche in qualche modo. Il brano a cui penso quando abbiamo scritto Apatico è Are You Okay di Tate McRae, che è un brano anche molto fresco, molto leggero come Apatico, che però allo stesso tempo parla di ha un testo non così leggero, quindi era proprio quello che volevo passasse, un messaggio e una canzone comunque con un qualcosa da dire, ma che allo stesso tempo ti potesse far muovere la testa, il piedino. Io in generale penso di essere una persona molto autoironica, ironica nei confronti di tutto quello che vedo, anzi, sdrammatizzo fin troppo ogni tanto sulle cose, ma penso sia un po', caratteristica di questa nostra generazione Z, no?
ogni cosa che si vede, che viviamo è atta a diventare meme o atta a diventare virale. Quindi è anche vero che c'è la tendenza a strammatizzare qualsiasi cosa, però forse anche il bello e la risposta a cose così brutte che stanno accadendo adesso, ogni tanto ci vuole quel modo per strammatizzare. No, allora sono state due occasioni, sia quella di Piazza San Pietro che di Verde Giffoni, molto stimolanti, ma perché mi hanno permesso anche di mettermi in una posizione diversa. Non dovevo presentare me o presentare un nuovo singolo come ho fatto invece a Sanremo, no? E ho portato la mia esperienza e il mio anche la mia visione, soprattutto a Giffoni, che mi è piaciuto molto anche poter parlare con i ragazzi, farmi fare domande su come vedo io le cose, come me le vivo, ed è stato un bello scambio. Stessa cosa è stata a San Pietro, perché poi prima dell'esibizione ho avuto modo di scambiare un po' di opinioni e di discussioni con i ragazzi che c'erano là davanti, anche i parroci delle chiese, ed è stato pazzesco perché ho sentito proprio la responsabilità di essere lì in quel momento, e anche è stata fonte di orgoglio essere invitati in un'occasione così importante per rappresentare noi giovani, no? Poi il fatto che abbiano chiamato, cioè almeno che ci siamo stati solo io e Blanco a cantare, è stato ancora un orgoglio maggiore, perché vuol dire che hanno comunque stimo, che hanno visto in noi delle persone giuste, degli artisti giusti per rappresentare noi giovani. Forse l'essere così, tra virgolette, spontaneo, autentico, ma allo stesso tempo figlio un po' della mia generazione, no? È una nuova specie di autentico, non so come spiegarlo. È un nuovo modo anche di viversi le cose. Io cerco di essere sempre me stesso, ma nella serietà che richiede questo lavoro. Quindi, secondo me, il mio approccio è anche un po' più istituzionale in certe cose, o più sensibile su altre, sicuramente può essere la chiave rispetto, Certo. magari, penso a un Blanco. Io soprattutto pensavo che magari lui è un po' più artista nel vero senso della parola, un po' più anche dannato, mentre io ero la visione più istituzionale, ecco. Diciamo mi è successo più nell'approcciarmi a Sanremo, nel pre-Sanremo. C'era un po' il preconcetto: questo ragazzo arriva da TikTok, e forse anche per quello i complimenti che mi sono piaciuti di più sono stati proprio sull'esibizione, perché volevo dimostrare che ero un cantante a tutti gli effetti, che non ero lì solo per un paio di video su TikTok e per una canzone che era andata virale, ma perché ho qualcosa da dire, ho qualcosa da dimostrare. Quindi sicuramente prima c'era un po' di preconcetti. Secondo me Sanremo ha anche aiutato anche in questo senso a posizionarmi nel mondo discografico, non solo in quanto ragazzo che arriva dai social, ma anche a togliere un po' questo preconcetto. Come prima c'erano il Justin Bieber della situazione, che arrivava da MySpace, o Shawn Mendes che arrivava da YouTube, io sono partito da TikTok, ma che è solamente un social come gli altri, per arrivare a un pubblico più grande. Allora, mi sto preparando con la mia band. Saremo un quartetto molto minimal, molto semplice, anche il mio stile. Ci sarà una bassista, un tastierista, e ci sarà una postazione invece pad elettronica per la ritmica, e non vedo veramente l'ora, finalmente, di potermi confrontare con un pubblico che sia lì anche per vedere me, no? E quindi sono veramente, veramente contento, ma soprattutto emozionato di poter finalmente cantare dal vivo sul palco, avere il mio slot di 45 minuti e poter avere tutti quei 45 minuti per me, per raccontare e per raccontarmi soprattutto. E spero arrivi, e spero di divertirmi, ma sono già convinto che ci sarà da divertirsi. E poi avrò l'opportunità anche di presentare un nuovo brano inedito in questi live, che dato che voglio far sentire, voglio far ascoltare, ci sarà questo nuovo brano, anche molto stile Concedimi a piena voce, e poi ci saranno anche altre due cover, una delle quali è Your Song di Elton John, che ho fatto a Sanremo, ecco.